Professore, il rapporto offre sollecitazioni e informazioni per le scelte di policy? C'è qualche aspetto che lei ha trovato particolarmente interessante? Sicuramente la cresciuta competitività delle aziende italiane all'estero, che è dovuta a vantaggi di prezzo, il che significa che la decontribuzione degli ultimi 2 anni sui contratti a tempo indeterminato ha avuto un ruolo molto importante, non soltanto per quanto riguarda il dibattito interno e politica economica, ma anche per la capacità di esportare delle aziende italiane all'estero. E la decontribuzione, cioè il minore costo del lavoro dovuto all'azione del governo sulla decontribuzione, che ha permesso a molte aziende di raggiungere dei vantaggi di prezzo anche nel loro export all'estero.